Grazie per la linea. In redazione con noi abbiamo Mina Sibra, dell'area scuola e comunicazione Avis Provinciale Piacenza. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Grazie per l'opportunità che ci offrite per parlare, insomma, di questa importante giornata che è la giornata del 14 giugno. Che si terrà domani. Tra l'altro partirei proprio dallo slogan: dona il sangue, dona il plasma, condividi la vita, condividi spesso. Certo, guarda, questo è un messaggio ovviamente scelto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi l'OMS, che sceglie il tema e sceglie quindi lo slogan, essendo questa una giornata mondiale, quindi non è solo riferita al territorio nazionale. È un messaggio importante, è un messaggio forte, è un messaggio che rappresenta proprio un invito a considerare la donazione del sangue e del plasma come un gesto che può salvare una vita, quindi direi che è abbastanza esplicito, insomma è un messaggio, come dicevo prima, forte, che invita a considerare la vita e a questo punto condividerla attraverso il gesto della donazione. Anche il vostro messaggio è molto interessante, dice quel perché no che mi ha colpito. Sì, perché no? Infatti, tante volte magari non prendiamo in considerazione l'idea di poter essere protagonisti, perché non prendere in considerazione anche questa opportunità, cioè l'essere protagonisti di un gesto importantissimo che può davvero ridare la speranza e la vita a chi purtroppo è meno fortunato di noi. Qual è la situazione nel nostro territorio legata ai donatori? Dunque, nei primi 5 mesi di quest'anno rispetto al 2022 le donazioni sono aumentate leggermente, ma questo però non ci deve far, come dire, dormire sonni tranquilli. Dobbiamo lavorare sempre per garantire quelle che sono le scorte necessarie, soprattutto andando verso il periodo dell'estate, dove sappiamo bene che diventa un periodo un po' più critico, perché le persone vanno in vacanza, perché magari aumentano gli eventi anche traumatici, e quindi sappiamo bene che comunque le persone ammalate che hanno bisogno dobbiamo comunque garantire sempre a loro tutto ciò che è necessario, quindi non possiamo assolutamente permetterci di fermarci, per cui l'invito è: ok, abbiamo lavorato bene, stiamo lavorando bene, però continuiamo a farlo bene, e quindi l'invito è quello di donare prima di prendere in considerazione la programmazione delle vacanze, e quindi di programmare, insomma, la propria donazione di sangue, di plasma, e a chi ancora magari non ha pensato di poter diventare donatore, di pensarci, perché questo è il momento, insomma. E poi d'estate, giustamente come dicevi, è ancora più importante, si raddoppia il tutto. Io chiuderei questa chiacchierata parlando proprio del dono, che è uno scambio reciproco, no? Perché da tanto salva la vita, come dicevamo, ma da tanto anche a chi fa questo gesto. Sì, sì, è davvero uno scambio reciproco, è uno scambio anche di fiducia, se vogliamo considerare anche questo aspetto, perché le persone che hanno bisogno, le persone che appunto necessitano di una terapia trasfusionale, hanno fiducia nell'associazione e in tutto quello che l'associazione porta avanti rispetto a quelli che sono i valori che Avis abbraccia, no? Quindi, e la fiducia è uno di questi valori, cioè il considerare che comunque c'è sempre qualcuno che è disponibile, che sa affrontare il momento. L'abbiamo visto anche nel periodo purtroppo del Covid, che adesso ci sembra essere passato, sembra essere un passato molto lontano, ma ecco, in realtà non lo è tanto. Nel periodo del Covid i donatori non hanno mai fatto mancare la loro presenza. Questo è un grande valore, il valore della disponibilità e della fiducia. È un grazie anche da parte nostra. Io ringrazio a mia volta Mina Sibra per queste importanti parole in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra proprio domani, 14 giugno 2023, in tutto il mondo. Mina Sibra, dell'area scuola e comunicazione Avis Provinciale Piacenza. Buon lavoro, buon proseguimento. Grazie, grazie a voi, e vi aspettiamo. Grazie.